dal nostro corrispondente nel 1978. Magreglio, presso l'albergo San Primo, si è tenuto il primo convegno sui dialetti della Lombardia e della Svizzera italiana. Al convegno, promosso dalla rivista Il Ghisallo, direttore Paolo Ceruti, hanno partecipato studiosi e appassionati delle lingue locali, sia italiani che svizzeri, del Canton Ticino e dei Grigioni. Passo ora la linea alla redazione per l'approfondimento di Paolo Ceruti. Cari amiche e amici, buona Valassina! Difficile parlare di un avvenimento che ho organizzato io con gli altri giovani della rivista e mi ha visto partecipare in prima persona. Le due giornate hanno visto trattare il problema non solo sotto l'aspetto linguistico e culturale, ma anche politico, una novità almeno per la Lombardia. Nel comunicato finale della manifestazione si legge: «I partecipanti al convegno, al quale hanno contribuito oltre 50 relatori, pur nelle differenze di motivazioni e presupposti, hanno riconosciuto la necessità di tutelare e sviluppare le lingue locali, quelle che normalmente chiamiamo dialetti. A questo fine sono state numerose proposte concrete, dall'istituzione di biblioteche specializzate, alle modalità di diffusione delle parlate locali nelle scuole, dalle compilazioni di una grammatica dialettale lombarda, alla creazione di opportuni strumenti atti a svolgere sugli organi competenti un'adeguata pressione. Pressione per cosa? In difesa e per la promozione delle lingue e delle culture locali, dell'uso della toponomastica originaria alla positiva utilizzazione degli strumenti regionali esistenti. Come si vede, i problemi trattati solo anni dopo diverranno argomento di discussione, spesso strumentalizzati e poi abbandonati. Dopo quasi 40 anni resta ben poco delle speranze accese dal convegno di Magreglio, paese che comunque sarà il primo comune lombardo nei primissimi anni 80 del XX secolo a inserire la doppia toponomastica italiano e lingua locale sulla cartellonistica stradale.